Benvenuti a questo appuntamento con lo spazio d'approfondimento sul tema del giorno. Ospite con noi nei nostri studi, lo ringraziamo, è il neo sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, eletto il 24 giugno nel voto di ballottaggio, quindi appena 2 settimane fa è stato eletto, si è insediato credo 10 giorni fa, ecco, non di più. 27. Quindi ancora pochi giorni di lavoro, di presa di contatto con l'immane appunto compito che l'attende, ma già i primi elementi, la prima percezione, insomma, rispetto a come può essere una campagna elettorale nella quale ci si propone tutto ciò che magari appartiene al proprio patrimonio culturale, ideale, civile, politico, ma anche di intendimenti. Ora bisogna passare dalle intenzioni ai fatti e quindi anche sapere dare risposte anche rispetto a quello che sta emergendo. Allora cominciamo da lì. Rispetto a tutto ciò che Cassì ha detto e ha pensato in campagna elettorale, dal momento in cui è sindaco, cosa ha scoperto di nuovo che magari non aveva messo in conto? Ho scoperto di nuovo, ho preso contatto con la macchina amministrativa, quindi con tutta la parte burocratica, quindi i dirigenti, la segreteria. Diciamo che con riferimento ai contenuti, in realtà ero a conoscenza un po' delle problematiche. E infatti, le prime cose che abbiamo cercato di fronteggiare sono quelle che sapevamo, cioè la parte, quella relativa alla raccolta differenziata. Quindi il fatto che nelle zone turistiche questa raccolta differenziata, che parte così in ritardo, avrebbe creato dei disagi, come in effetti ha creato. Diciamo che abbiamo anche iniziato a dare una impostazione particolare con riferimento al decoro urbano, perché siamo intervenuti sulla parte relativa, ecco, al decoro, alla pulizia delle strade, per cercare di dare anche un'immagine di città pulita, che è un'immagine che Ragusa aveva purtroppo perso negli ultimi anni. Ecco, l'igiene ambientale, rispetto a quello che negli anni è emerso, ma si tratta di problemi antichi che richiamano all'amministrazione di Pasquale, che poi tali sono rimasti almeno come elementi, come dire, di valutazione opinabili ovviamente anche durante l'amministrazione Piccitto. C'è un problema legato al modo in cui l'impresa adempie ai doveri contrattuali di capitolato, perché pezzi importanti della città, ma anche mondi sociali rilevanti, cioè, sostengono che, come dire, il comune sia stato anche troppo morbido nel consentire all'impresa di non fare esattamente il proprio dovere e in questo caso ovviamente, come dire, infliggendo anche alla città, cioè, un costo ingiusto perché non ci sarebbe il corrispettivo di un servizio. Pochi giorni forse non bastano, ma su questa idea il sindaco Cassì come la pensa? Guarda, come abbiamo detto da sempre anche in campagna elettorale, la nostra idea è quella di studiare attentamente proprio le clausole, le singole clausole del contratto. È un contratto particolare, sappiamo che è un contratto tra l'altro firmato recentemente che avrà una durata di 7 anni, quindi è un contratto molto oneroso per il comune. Io quello che posso dire è che ho incontrato chiaramente da subito il dirigente del settore del comune, che è il dottor ingegnere Giuliano, e con lui abbiamo avuto già un paio di incontri con i responsabili della ditta dell'ATI, diciamo, che ha vinto l'appalto. E dall'impressione che ho c'è una disponibilità da parte loro di venire incontro alle esigenze che sono emerse in questi giorni. È chiaro che, come dicevo, appunto, l'ho detto prima e lo ribadisco adesso, noi da una parte pretenderemo che i nostri concittadini si comportino in maniera giusta, adeguata, e quindi è una cosa sulla quale non potremo derogare. Altrettanto possiamo dire con la ditta, cioè noi, approfondendo e studiando le singole clausole di questo contratto, non potremo tollerare che ci siano delle mancanze o dei ritardi o quant'altro. Ecco, questo è, noi dobbiamo trovare un giusto equilibrio tra le esigenze e i compiti e gli obblighi della ditta e le esigenze, le aspettative e anche gli obblighi dei cittadini. E comunque, visto che un contratto c'è, almeno pretendere che sia rispettato integralmente e senza sconti, questo è un Questo senza fatto. sconti, ma c'è stato un problema iniziale di cui ho parlato anche già qualche giorno fa, che non conoscevo, non so neanche se i cittadini conoscessero questo problema, cioè il ritardo dell'inizio della differenziata da novembre scorso fino a maggio di quest'anno è dovuto al fatto che, non so per quale motivo, ma stiamo cercando di approfondire, rispetto a un'idea iniziale, un progetto iniziale che era parametrato su un numero di unità abitative di 33.000 circa, si è scoperto che poi in realtà le unità abitative erano circa 46.000, quindi una differenza di 13.000 unità abitative ha comportato il fatto che la ditta ha dovuto chiedere tempo per l'inizio delle procedure di raccolta differenziata, perché non avevano disponibili i mastelli, i contenitori, e d'altra parte ha comportato anche il fatto che la ditta stessa ha addirittura chiesto un adeguamento del prezzo, diciamo, dell'importo pattuito, in virtù del fatto che da 33.000 si passa a 46.000 abitazioni. L'errore,
nasce dal fatto che sia stata fatta una valutazione su base soggettiva, senza considerare la circostanza che a Ragusa molte persone sono proprietarie di più di una casa. Quindi a un certo punto Ecco, mi allora, sembra abbastanza banale come errore, voglio dire, non. ecco, sì, vabbè, a parte l'errore ovviamente che ha una sua specificità e una Sì. sua, come dire, giustificazione, ma fino ad un certo punto, però, come dire, l'argomento ci introduce insomma, un assist formidabile rispetto ad un altro tema che penso sia anche all'attenzione e che certamente non potrà essere ignorato ecco, dall'amministrazione nuova e che attiene all'urbanistica, no? Perché sappiamo benissimo la caratteristica della città di Ragusa, quello di avere un altissimo numero di unità abitative, al di là della condizione in cui si trovano, con tutto quello che ne è conseguito anche in termini di svuotamento del centro storico, di Certamente, spostamento della città verso certamente. un'unica enorme periferia. Ecco, da questo punto di vista, qua non andiamo a interventi o misure di primo impatto, ma proprio a progetti di lunga scadenza. Qual è la visione dell'amministrazione che assiste? Condivide che sia un male lo svuotamento del Ma centro storico? E quindi quale argine vuole mettere, insomma, alle dinamiche in corso? certamente è un male, non si può non registrare il fatto che Ragusa, a fronte di una popolazione di 70.000 abitanti circa, ci sono unità abitative che possono soddisfare il fabbisogno di numeri notevolmente maggiori, addirittura 90.000 o 100.000. Quindi sono state scelte evidentemente strategiche del passato che non in linea con le esigenze, con le aspettative della città. Questo, ci troviamo questa situazione qua. Lo svuotamento del centro storico è un problema molto serio, non è partito negli ultimi anni, ma diciamo, è un fenomeno che purtroppo è datato anche da alcuni decenni, c'è stato uno svuotamento progressivo. Riportare la gente a vivere in centro storico non sarà facile perché le persone, soprattutto le giovani coppie che hanno acquistato magari da poco una casa sull'altopiano, nelle nuove zone di edilizia, diciamo, hanno anche contratto dei mutui e quindi hanno da restituire somme, per cui difficilmente possiamo immaginare che queste stesse persone ritornino in tempi rapidi nel centro, a vivere il centro storico, però certamente ci sono una serie di interventi che abbiamo immaginato, di cui abbiamo parlato sia in campagna elettorale, ma che contiamo di portare avanti, interventi sia da un punto di vista proprio urbanistico, intervenendo sugli strumenti urbanistici, sul piano particolareggiato del centro storico in particolare, e quindi prevedendo la possibilità diciamo, operare tutta una serie di attività edilizie che in questo momento sono precluse, e mi riferisco chiaramente alla possibilità, non so, di accorpare immobili, di demolire e ricostruire secondo standard abitativi che siano in linea con le esigenze moderne, della modernità, se parliamoci chiaro, perché la gente ha bisogno di questo, ha bisogno di vivere in case moderne, e quindi questo da un punto di vista, diciamo, urbanistico, normativo, però non basta. Ci sono anche, abbiamo previsto anche un intervento anche sotto un aspetto più paesaggistico, diciamo più culturale, mi riferisco a un aspetto proprio architettonico, di pregio architettonico, cioè provare a dare alla parte nostra del centro storico anche un pregio architettonico che magari adesso non ha, in modo da dare anche un risvolto, se vogliamo, un po' culturale a questa esigenza che avvertiamo tutti di ripopolamento del centro Certo, storico. qui il punto non sarebbe di convincere le persone ovviamente, ma di fare i fatti sulla base dei quali poi le persone del presente e del Chiaro. futuro possono convincersi, perché Chiaro. ovviamente se la qualità del patrimonio abitativo del centro storico può migliorare, può cambiare rispetto al degrado attuale e avere gli standard oggi oggettivamente Chiaro. possibili anche in periferia, poi magari sarà normale che molte persone possano fare una scelta diversa da quella alla quale sono stati indotti finora. Esattamente, sì, possono fare una scelta diversa e può esserci anche un'impronta ecoculturale nel nostro centro storico, quindi ricreare in centro storico dei punti di aggregazione, per esempio, che adesso mancano, utilizzando le strutture, le unità, le strutture abitative, le strutture, diciamo, immobiliari già di proprietà del comune, già questo potrebbe essere una buona base di partenza. Creare anche eventi nel nostro centro storico, non soltanto quelli che già ci sono, che sono degli ottimi eventi, ma magari prevedere uno sviluppo, un'organizzazione di eventi durante tutto l'anno, quindi è un modo anche per far tornare a rivivere il centro storico, quindi non è soltanto, ecco, una questione prettamente normativa, urbanistica, perché non ci dobbiamo fermare soltanto alla fredda norma, cioè dobbiamo poi applicare la norma alle esigenze e alle tradizioni, ecco, di una comunità, ecco, l'idea è questo qui, quindi l'idea è proprio di coinvolgere anche gli ordini professionali, gli organi degli architetti nella individuazione di progetti che possano essere funzionali a questo scopo. Lo stato attuale delle strade è veramente precario, nel senso che anche la viabilità non è neanche sicura perché insomma, il dissesto anche dell'asfalto nelle strade anche di più intensa circolazione interna è quello che è. Ma cosa si può fare?
Questo è un altro grande problema, l'abbiamo percepito in campagna elettorale, ovunque andassimo abbiamo sempre riscontrato questa lamentela. Effettivamente è stato fatto molto poco sotto questo aspetto, quindi è anche vero che, devo dire, purtroppo è una questione sulla quale non possiamo intervenire nell'immediato, almeno non fin tanto che avremo approvato il bilancio, perché un'altra questione che di estrema urgenza che abbiamo è quella di approvare un bilancio. In questo momento stiamo andando in regime di bilancio provvisorio, quindi abbiamo delle risorse veramente limitate. Nel momento in cui riusciremo ad approvare il bilancio, potremo certamente cominciare a pensare ad un piano serio, concreto di rifacimento del manto stradale, perché obiettivamente è un'altra delle priorità che dovremo fronteggiare. Quando si può collocare così realisticamente la previsione di una data orientativa entro la quale il bilancio possa essere Ma approvato? guarda, noi non solo non abbiamo trovato un bilancio non approvato, ma lo sapevamo, ma ci dobbiamo scontrare con una situazione particolare per cui il nostro ragioniere capo è appena andato via. Cioè non abbiamo il bilancio e non abbiamo il ragioniere capo, perché ha chiesto il trasferimento e quindi il dottore Cannata è andato in un comune della Toscana. E quindi in questa situazione tutto si fa più complicato. Allora, ci siamo ovviamente adoperati per capire come andare a fondo al problema e ci siamo anche consultati con esperti. Diciamo che in questo momento la soluzione che abbiamo scelto è quella di affidarci alla nostra struttura interna. Noi abbiamo verificato che all'interno del comune, all'interno dell'ufficio ragioneria, ci sono persone che sono perfettamente in grado di poter portare a compimento quest'onere, questa incombenza, e quindi tramite loro approveremo il bilancio. Come tempistica noi speriamo di arrivare entro un paio di mesi, ma i tempi poi tecnici ci sono, perché poi, come sapete, il bilancio deve essere portato ai revisori dei conti, cioè i revisori hanno un tempo tecnico per poter intervenire. Insomma, ci sono quindi delle tempistiche che non possiamo bypassare, per cui stimiamo che di poter arrivare a un'approvazione del bilancio, ecco, entro fine agosto, prima di settembre. C'è anche il periodo feriale Certo. incombente, ma ecco, noi non ci risparmieremo assolutamente. Al di là di questa tempistica un po' critica, Ragusa comunque negli anni non ha mai conosciuto una situazione di gravissima difficoltà finanziaria, a differenza di tanti altri comuni anche vicini a Ragusa, che chi più, chi meno, chi a lungo tempo, chi per un tempo minore hanno sfiorato il dissesto, lo hanno perfino raggiunto. Ragusa mai. Ma negli ultimi anni Ragusa ha però, come dire, avuto una dotazione importante, straordinaria, che forse non ci sarà, che è il ricavato delle royalties, cioè, dalle estrazioni petrolifere. Eppure, come dire, questo di più, cioè, almeno nella percezione corrente, non è che abbia prodotto chissà che cosa. Ora come si farà senza? Allora, è un problema anche questo, tra i tanti, nel senso che sappiamo che c'è una riduzione dell'estrazione, quindi i giacimenti evidentemente si sono un po' inariditi, impoveriti, e questo non sappiamo che conseguenze potrà avere. Quello che è certo è che già il ricavato, quindi l'ammontare di queste royalties, già quest'anno è di molto sceso rispetto agli anni precedenti. Non sappiamo neanche quali sono le intenzioni delle compagnie petrolifere, cioè se continueranno ad avere interesse a estrarre sul nostro territorio. E sappiamo anche che, diciamo che una parte di queste. Allora, con riferimento alle royalties c'è un regolamento molto preciso, cioè queste somme vanno utilizzate per obiettivi precisi, che sono obiettivi appunto di sviluppo, obiettivi di realizzazione di infrastrutture, eccetera. Nel momento in cui queste somme vengono impiegate semplicemente per fronteggiare la spesa corrente, questo è un Ma è problema. avvenuto questo in questi anni? Questo è in parte avvenuto, in parte avvenuto, in parte avvenuto, ed è un problema nella misura in cui, il momento in cui dovessero cessare questi introiti, ci sarebbe anche un problema di bilancio molto, molto serio, capite? C'è tutta una situazione un po' particolare. Quindi ora io non voglio disperare, nel senso che so che il comune di Ragusa, comunque rispetto ad altri comuni, come dicevi prima, effettivamente si trova in una situazione migliore da un punto di vista economico. Stiamo approfondendo questo aspetto qui, stiamo cercando di capire quali sono le risorse, quali sono le disponibilità, perché comunque è una cosa che dovremo sistemare nel giro di poche settimane o pochi mesi, e state tranquilli che daremo anche notizie sulla situazione, sullo stato dell'arte e su come pensiamo di andare avanti.
La macchina comunale, che percezione ne ha avuto in questi 10 giorni appena, insomma, di attività dall'insediamento? Ha voluto, come dire, fare scelte da spoil system nei limiti consentiti dalla legge oppure no? In questo momento poche scelte, solo diciamo, gestire l'emergenza, ecco, questa dei rifiuti, del decoro. No, beh, io ho trovato comunque una segreteria molto efficiente. Ho trovato una segreteria efficiente, sono contento del giro di un paio di giorni. Già mi sono reso conto che effettivamente c'era un grado di efficienza notevole. Ho mantenuto quindi lo schema che già esisteva. C'è una situazione diciamo, che attiene ai dirigenti un po' qui, anche qui particolare, perché abbiamo soltanto 4 dirigenti di ruolo su 12 settori, quindi anche lì ci sono situazioni un po' ingolfate, perché tanti dirigenti hanno dovuto prendere l'interim di settori nei quali che sono rimasti scoperti. Quindi diciamo, abbiamo aderito a una richiesta da parte di un paio di dirigenti in uscita, perché è un dirigente a tempo determinato, di rimanere in servizio fino alla scadenza del loro periodo minimo di 3 anni. Questo ci consente, sono in settori cruciali, che è il settore tributi e il settore ambiente, quindi ci consente comunque di andare avanti con questi settori con la garanzia di avere comunque della gente già esperta che si occupa, che se ne occupi. Quindi io devo dire mi trovo bene perché intrattenuto già un buon rapporto col segretario generale, col vice segretario generale, con la segreteria, un po' per indole. Tendo a relazionarmi bene con le persone e chiaramente ho riscontrato anche un certo favore anche da parte di queste persone. Quindi spero che, chiaramente abbiamo anche iniziato a girare presso tutti gli uffici, anche per ovvi motivi, per farci conoscere, insomma, per cominciare ad avere anche rapporti con i vari assessori. Quindi abbiamo girato nei vari uffici e queste sono cose comunque di capire esattamente come la dinamica, eccetera, le sto scoprendo giorno per giorno. Allora, sono passati 10 giorni, abbiamo detto dall'insediamento, ma cosa può annunciare il sindaco Cassì, come dire, nei prossimi 90, anche così per cominciare a definire un primo orizzonte temporale, che è quello dei famosi primi 100 giorni, in cui si sa per certo si consuma una luna di miele, dopo la quale poi invece bisogna misurarsi duramente anche Esatto. con la realtà dei risultati. So bene che questa luna di miele non durerà a lungo, nel senso, cioè, so già che arriverà un momento in cui la gente mi chiederà conto del mio operato, ma è normale che sia così, è giusto che sia così. A me non piace dire cosa fanno nei 100 giorni, perché 100 giorni è una misura, è una unità di misura così più simbolica che altro. Francamente, noi ci siamo messi da subito al lavoro, ci sono, ripeto, delle emergenze che stiamo fronteggiando, sappiamo che ci sono delle cose che andranno fatte in 2 mesi, in 3 mesi, altri in 6 mesi, altri in 3 anni, cioè, capito? Ci sono tante situazioni che hanno tempistiche diverse. Nei primi 100 giorni, vabbè, una volta approvato il bilancio, possiamo cominciare a dare un'impronta alla nostra attività amministrativa, quindi cercando di fare le cose di cui abbiamo parlato nella nostra campagna elettorale. In primo luogo mi riferisco allo sviluppo economico, che è fondamentale, quindi lo sviluppo economico è legato con l'attività turistica, quindi con l'implementazione dell'attività turistica c'è veramente un potenziale enorme a Ragusa e contiamo di sfruttarlo attraverso varie iniziative che abbiamo già immaginato. Quindi c'è lo sviluppo economico, c'è un settore della zootecnia a Ragusa che è in profondissima crisi. Fino a stamattina abbiamo incontrato gruppi di allevatori, effettivamente è un settore nel quale bisogna intervenire, naturalmente in sinergia anche con le autorità regionali che hanno molto potere in questo settore. C'è un settore dei servizi sociali che è anche questo in sofferenza, perché Ragusa negli anni passati, mi riferisco a 5-10 anni fa, in questo settore era veramente un'eccellenza a livello nazionale, questo me l'hanno riferito da più parti, anche da fuori da Ragusa. Effettivamente negli ultimi anni si è molto impoverito, ed è invece nostro obiettivo quello di far ritornare i servizi sociali di Ragusa agli splendori che aveva in quel periodo là. Ecco, tante, tante cose, poi chiaramente c'è tutta la parte relativa alle opere pubbliche, quindi che chiaramente richiederà più tempo. Un passo alla volta. 100 giorni, non lo so cosa di queste cose qui, cosa riusciranno a fare. Io quello che mi preme è che in questi non 100, ma anche 10, 20, poi 30, poi 50, poi 100 giorni, cioè noi riusciamo a dare un'impronta nostra a
all'attività amministrativa che intendiamo svolgere, cioè dare il segnale di un'inversione di rotta, un'inversione di tendenza, perché riteniamo che Ragusa meriti questa inversione di tendenza. Lunedì prossimo la prima riunione del Consiglio Comunale. Ecco, come sarà il ruolo del Consiglio Comunale in questo quinquennio? L'amministrazione Cassì, come lo immagina, vuole un ruolo forte di sollecitazione anche critica, propositiva e di controllo? O, come dire, si aspetta, come dire, il sostegno dovuto, insomma, dalla maggioranza, che ovviamente è l'emanazione anche della lista che è sottoposta al sindaco? No, assolutamente, il Consiglio Comunale ha delle prerogative molto precise. Tra l'altro, ho la precisa sensazione che questo Consiglio Comunale abbia un'ottima qualità, sia un Consiglio Comunale di buona qualità, quindi noi punteremo molto sulla collaborazione con il Consiglio Comunale. Tra l'altro, come ho detto già altre volte, per nostra indole, per mia indole, insomma, io tendo ad includere, non ad escludere, quindi come ho detto già a vari consiglieri, anche dell'opposizione, che sono venuti gentilmente a trovarmi, perché questo è anche il momento degli incontri ufficiali, istituzionali, laddove ci sono proposte interessanti, buone, eccetera, noi assolutamente le sposeremmo senza problemi. Ecco, nei limiti del possibile, so che poi la lotta, tra virgolette, politica è arrivata a un certo punto, può diventare aspra, ci sono poi delle contrapposizioni politiche che per me, che non vengo da un mondo politico, mi sembreranno magari delle cose strane, ma so, le ho messe in conto, succederanno, però fin dove è possibile, laddove è possibile, noi cercheremo veramente di collaborare, anche con le parti che saranno all'opposizione. Un'ultima notazione, anche al di là di quelle che siano le competenze anche istituzionali del comune stesso. Sabato scorso a Ragusa è morto un giovane dopo diversi giorni di agonia per un gesto suicida, e dietro questo gesto non c'era soltanto un dramma individuale, quindi come tale, come dire, riservato e segreto, ma c'era un dramma sociale altissimo, che è quello appunto della disoccupazione. In questo caso, come sappiamo, questa persona era un ex sportellista dei lavoratori della formazione. Quel grande scandalo regionale che ha prodotto vicende di ruberie, di sprechi, di nefandezze per centinaia di milioni di euro, fallendo clamorosamente l'obiettivo, sia sotto il versante del servizio ai giovani che avrebbe dovuto formare, ma anche creando, ecco, questo disagio tra le persone che avrebbero potuto lavorare in una realtà che invece non fosse andata verso un fallimento inevitabile proprio per la mala gestio che c'era alle spalle. Ecco, rispetto a questo cittadino, ecco, e rispetto a tutto il contesto anche sociale di sofferenza che c'è anche a Ragusa intorno, pensiero del sindaco. Ma è chiaro che quando succedono questi eventi drammatici, viene sempre complicato poi andare a analizzare le ragioni precise, perché ci sono evidentemente ragioni personali che io credo che vanno poi al di là anche dalla situazione contingente, che chiaramente può avere una portata, la situazione contingente della mancanza di lavoro, della disoccupazione, che certamente possono avere anche un effetto scatenante probabilmente. Noi quello che posso, io quello che posso dire, ecco, come primo cittadino della mia città, l'obiettivo come primo cittadino, come padre di famiglia, come persona ragionevole e responsabile, è quello di comunque di stare vicino alle persone che hanno più difficoltà, più bisogno. Chiaramente l'aspetto del lavoro, l'aspetto dell'occupazione è una priorità assoluta, questo non mi sfugge, e quindi certamente per quello che sarà nelle nostre possibilità cercheremo, ripeto, di non lasciare nessuno indietro, di evitare la perdita di posti di lavoro. Come sappiamo non è una cosa che dipende molto dal sindaco di una città o dall'amministrazione comunale, facevi riferimento appunto a questi corsi, no? A questi sportelli che hanno una dipendenza regionale. Però l'obiettivo nostro è questo qua. Ecco, in questo momento non posso dire nient'altro se non, ecco, rammaricarmi e manifestare, ecco, il dispiacere del primo cittadino quando succede un episodio del genere, che francamente lascia sconcertati. Bene, grazie al sindaco di Ragusa Peppe Cassì, che dopo Grazie. 10 giorni di lavoro dall'insediamento è venuto qui nei nostri studi, e lo ringraziamo per comunicarci così la sua prima esperienza, il primo impatto, la prima ricognizione con i problemi e anche i primi annunci, che non sono più quelli della campagna elettorale, ma quelli che scaturiscono anche dalla esperienza concreta dell'insediamento e quindi della presa d'atto della realtà. Grazie a quanti ci hanno seguito, e prossimo appuntamento come sempre con lo spazio d'approfondimento.